penso che uno a casa sua è libero e ha il diritto di fare quello che gli pare. Zio Porco, puntualizzato. Io penso che ognuno nel social network ha una pagina che si chiama pagina personale, Zio Porco, doppiamente puntualizzato. Io in casa mia faccio entrare chi mi pare a me, come voi fate in casa vostra. Non vengo in casa vostra a dire: oh, ma che fai entrare quello là, eh? Zio Porco catalizzato. Non vengo, non mi sembra di venire, no, non credo. O meno che non ci sia un sosia, Zio Porco sostituito. L'ignoranza delle persone dove sta? Perché forse qualcuno non lo ha ben chiaro il concetto. E non lo voglio spiegare a chi non lo capisce, lo voglio spiegare a chi lo capisce. Dove sta l'ignoranza della persona? Zio Porco enciclopedico. Sta nel momento in cui la persona si prende la libertà di andare a invadere lo spazio di un altro e di avere anche la presunzione di offendere la persona e non tanto quello che dice. Ma anche su questo mi fate scappare da ridere, perché esiste, come dite voi, il blocco. E io blocco quelli che offendono. Ho detto: contestate quello che dico. E infatti notate che quelli che contestano, ma in modo educato e intelligente, sono sempre al loro posto. Quello che io dico nei video lo potrei dire in tante maniere, miei cari amici, perché l'importante nella vita è volersi bene, stare bene insieme e sorridere ogni giorno. Sicuramente io credo che si potrebbe dire anche in un altro modo. Direi: guarda caso, ma ognuno faccia bene i cazzi suoi in casa propria. Ma che bello stare tutti insieme su una pagina. Che felicità, che gioia, che tripudio, che amore. In quanti modi si può dire la stessa cosa, la voglia di stare insieme? Chi non vuole vedere i miei video, mi faccia il piacere. Ma ve lo devo anche dire, Zio Porco tradotto? Dai, vogliamoci bene, voi fatevi i vostri, che io mi faccio i miei. Se ho degli amici che si divertono con me, saranno problemi nostri, non saranno di sicuro problemi vostri. Quindi è sempre valida la regola: ognuno si faccia i cazzi propri.